L'ultimo consiglio comunale che teoricamente doveva rivolgere le principali attenzioni al tema della chiusura dei reparti nell'ospedale, oltre che a questo di cui si è dibattuto e dal quale si è usciti con un documento condiviso da tutte le forze politiche, però ci sono stati degli argomenti che hanno tirato in ballo soprattutto l'assessore al bilancio Enzo Pellegrini su due argomenti spinosi e tirati fuori dal consigliere di minoranza Tito Antonini. Il primo di questi, che è stato poi rilanciato anche da un comunicato del PD a Tessano, riguardava la presunta irregolarità nell'assunzione di un dirigente comunale, e la seconda argomentazione era invece quella relativa all'esborso di circa 800.000 euro elargiti ad un'impresa senza regolare gara d'appalto. Su questi due argomenti ovviamente ci spiega meglio com'è effettivamente la questione l'assessore Pellegrini. Sì, in merito alla prima questione del dipendente, o meglio dei due dipendenti che il comune di Atessa ha preso con una procedura di mobilità dall'ex comunità montana. Questa vicenda che leggo anche dai comunicati ultimi da parte di qualche partito locale. Veramente si danno da questi comunicati, si evincono notizie totalmente false, infondate e prive appunto di qualsiasi fondamento serio. E credo che questa operazione sia messa in piedi semplicemente, come al solito, di screditare un'azione amministrativa che sta cercando di portare avanti il programma amministrativo in favore del Comune di Atessa. Precisamente il dirigente in questione, entrare nel merito delle sue qualità e quindi dei requisiti necessari per partecipare al concorso, come ho detto prima, non è compito dell'amministrazione, quindi della parte politica. È stato indetto un regolare bando, è stata fatta una selezione dagli organi tecnici, perché qualche consigliere dovrebbe sapere e dovrebbe ormai aver assimilato il fatto che con la Bassanini, che ormai sono più di 10 anni che è in vigore, la parte politica non entra più nel merito di taluni aspetti cosiddetti gestionali, quindi si limita semplicemente a dare gli indirizzi. Quindi tutto l'aspetto dei requisiti che il dirigente ha oppure non ha per aver partecipato e vinto poi il bando, il concorso, praticamente non è aspetto politico, e quindi credo che i tecnici incaricati di fare ciò potranno dare tutte le necessarie delucidazioni. A me interessa il fatto che il Comune di Atessa, che fino al 30 giugno di quest'anno pagava sotto forma di rimborso alla comunità montana il servizio dell'ufficio tecnico lavori pubblici, con una spesa media annua di circa 50.000 euro l'anno, come dicevo. Con questa procedura il Comune di Atessa dal 1° luglio di quest'anno non pagherà più questi soldi alla comunità montana e non pagherà per 3 anni nemmeno lo stipendio e tutti gli oneri accessori che questi due dipendenti, che sono in servizio a tempo pieno, quindi per 5 giorni su 5, di ogni settimana, che presteranno il loro servizio presso il Comune di Atessa e quindi gestiranno l'ufficio lavori pubblici e prossimamente anche qualche altro servizio. Quindi questa è la notizia che è importante. I risultati che questo ufficio tecnico, o meglio lavori pubblici che abbiamo avuto, sono sotto gli occhi di tutti. Le opere che hanno gestito loro sono tutte in fase di compimento e quindi senza avere nessun cantiere bloccato, nessun contenzioso in essere con le imprese che stanno lavorando e che hanno lavorato in questi ultimi 5 anni nel comune di Atessa. Quindi io credo che questi sono i risultati che contano, i risultati che la collettività deve valutare, a prescindere di qualche piccola polemica sterile, solo per alimentare discredito e cercare di offuscare i risultati che l'amministrazione sta conseguendo. Sull'argomento invece della presunta mancanza di gara d'appalto alla ditta che ha ricevuto 800.000 euro? Ma anche qui io sono rimasto sconvolto in consiglio comunale sentire queste cifre, però anche qua vale il discorso di prima.
Le gare d'appalto sono un obbligo che deve svolgere l'ufficio che gestisce appunto il lavoro da far svolgere in favore del comune di Atessa. Non è certo una competenza dell'organo politico, quindi sono gli uffici tecnici che devono procedere a svolgere le gare d'appalto. Ma a parte questo, andando poi a ricontrollare, perché sentire, ripeto, certe accuse, certe cifre soprattutto, mi hanno lasciato veramente perplesso. Quindi andando a verificare, forse qualcuno ha sbagliato a conteggiare e a sommare più volte la stessa spesa. Quindi non è assolutamente vero che il Comune di Atessa ha pagato queste somme in favore di un'unica ditta, perché non esistono fatture, non esistono pagamenti di questi importi. Quindi invito chi fa queste critiche, che possono essere giuste se opportunamente vagliate e verificate prima di farle, perché mettere in giro voci di questo genere io credo che è un discredito per l'intera collettività del Comune di Atessa, e penso che non faccia bene chi mette in giro queste voci solo per qualche piccolo interesse di bottega.